Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, studentessa di liceo artistico, nel 2001 superando un casting ottiene un contratto con la Elite Model Management e, all'età di 17 anni, comincia la sua carriera come modella in Argentina, lavorando anche a Miami e in Messico, e divenendo testimonial di diverse case di intimo. Successivamente si iscrive al corso di Scienze della Comunicazione dell'Università di Buenos Aires, senza completare gli studi. Nel 2004 si trasferisce in Italia prendendo la residenza a Milano, dove lavora per vari marchi, tra cui Mi Sixty, Taglia 42, Iadea, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti. Il racconto inedito di Belén Rodríguez. Le rimanevano 4 mesi di vita e i sacrifici di Belén Rodríguez sono serviti per curare la nonna malata di cancro. La sua carriera la deve a lei, la donna che è riuscita a salvare, grazie al suo arrivo in Italia. Durante una puntata di C'è posta per te, la showgirl è stata l'ospite speciale di un ragazzo, uscito da poco dal cancro che l'aveva colpito. Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico. In televisione almeno, disse Belén al ragazzo, quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita. Poi arrivò la confessione. Mi è crollato il mondo addosso, ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna. La showgirl conclude spiegando che i suoi sforzi sono serviti a pagare le cure per la nonna, che è scomparsa qualche anno fa, ma grazie a quel denaro è rimasta in vita per diversi anni.